Presidente del decimo Municipio Roma e dopo Francesco Piobbichi. Essere annunciati da questa splendida voce è un onore. Allora, cari compagni e cari compagni, è vero, come molti interventi hanno accennato, che questa crisi è talmente epocale da mettere in dubbio anche antiche certezze, per esempio quella che il capitale, nel suo transito storico, come sapete a volte catastrofico, ha sempre trovato il modo, no, di resuscitare, di trovare soluzioni alle crisi che esso stesso produceva. Beh, oggi non è così, è vero, non è così, non lo sanno manco loro. Sanno alcune cose perché lì c'è l'ingordigia, no, del capitale, la cecità, e per cui che fanno? Attaccano laddove sembra che ci siano gli unici territori disponibili, e quindi sul patrimonio pubblico, sui beni comuni, addirittura sui servizi sociali. L'avete sentito Carlo De Angelis stamattina, no? Ogni cosa pur di trovare quella maniglia che gli consente sviluppo, che gli consente profitto. Si sono inventati questa cosa della finanziarizzazione dopo che hanno capito che il mondo era stato saturato dalle loro merci, quando hanno capito che non c'era più nuovo sbocco, se non forse nei lontani paesi orientali. E allora oggi attaccano lì, perché è l'unica possibilità che hanno, ma non hanno un progetto. Allora ecco perché, e molti interventi l'hanno detto stamattina, a cominciare da Raparelli, questa crisi è così drammatica che è un grande rischio, ma è anche una grande opportunità. Una grande opportunità, a condizione di essere all'altezza, di trovare uno sbocco alternativo, parola magica. E qui ci siamo, certo, nel nostro piccolo anche noi, che è vero, dobbiamo uscire da questa logica minoritaria, dobbiamo, capisco che è facile dirlo, dobbiamo recuperare quella qualità e anche quella combattività che abbiamo avuto a Genova. A Genova in nuce c'era tutto questo che sta succedendo, e c'erano anche alcune risposte là dentro, c'erano anche alcune risposte, e dobbiamo recuperare esattamente quella capacità che lì abbiamo espresso e che purtroppo è stata infranta come un sogno. E per farlo, certo, dobbiamo non soltanto essere all'altezza, misurarci eccetera, ma forse assumere un di più di responsabilità. Prima Luca Casalini lo diceva bene: usciamo anche noi un po' da questo pressappochismo, da questi complessi di inferiorità, da questo minorità, da questo modo di pensare che il nostro ruolo nella politica e nella società è comunque laterale, è comunque, non dico irrilevante, ma insomma sicuramente residuale. E per farlo è necessario che esprimiamo al massimo tutta la nostra soggettività. E in questa soggettività ci devono essere anche contenuti. Allora, è banale dirlo, ma ricordiamocelo. Noi qui ci abbiamo Berlusconi, e sono d'accordo ovviamente che dobbiamo riuscire a cacciarlo, ma se ci fosse stato un altro governo, un governo di centrosinistra medio, magari non Papandreou, ma lì è una dinastia, ma io da quando sono bambino che mi ricordo che c'è sempre Papandreou, vabbè. C'era anche Teodorakis, se vuoi. Allora, un centro-sinistra medio, ma voi pensate che non avrebbe fatto una manovra di questo tipo? Avrebbe fatta forse un po' meglio, insomma, più attento, avrebbe spinto un po' più sulla fiscalità, ma guardate, avrebbe fatto esattamente la stessa cosa. E questo perché? Perché nella cultura politica, a questo punto globale, non si mette in discussione quello che viene determinato
dalle grandi potenze economiche della finanza, appunto, stamattina venivano citate, eccetera. C'è un unico e solo modello, che è quello a cui bisogna corrispondere, fino addirittura a metterlo dentro la Costituzione, questo pareggio di bilancio. Noi che cosa faremmo? Noi che cosa faremmo di fronte a una situazione di questo genere? Ma, per esempio, a proposito di spesa pubblica, diremmo che alcune spese pubbliche non vanno più fatte. I 17 miliardi di euro decisi dal governo Prodi e poi confermati dal governo Berlusconi per comprare 15 cacciabombardieri della Lockheed, famigerata fabbrica americana, probabilmente noi diciamo no, quella roba non si fa, non manderemo più soldati all'estero. Probabilmente tasseremmo, che so, l'industria farmaceutica che lucra da decenni sulla salute della gente, compresi gli psicofarmaci ai bambini, e poi forse agiremmo di più su questa storia dei grandi patrimoni, delle rendite finanziarie. Facile, ma non basta. Noi oggi abbiamo una grande responsabilità, per fortuna non da soli, ma intanto noi. E cioè che dobbiamo immaginare un nuovo modello sociale, Luca prima insisteva e aveva ragione, una nuova forma di società, una nuova forma di relazione sociale, dove ripristinare i contenuti, quelli più vitali, quelli che davvero fanno parte dei bisogni e aggiungo anche dei desideri delle persone. Noi dobbiamo ricostruire una scala di priorità dentro la quale c'è l'economia, ma quell'economia che ha a che fare con la vita delle persone, non con i profitti. Noi dobbiamo ripristinare la centralità del pomodoro, la centralità del sole e del vento, la centralità della cultura. Li avete sentiti stamattina, ragazzi del Valle, ma insomma, qui siamo al palazzo. Una fonte straordinaria di ricchezza, che non è soltanto ricchezza materiale, ma come sappiamo anche ricchezza immateriale, che è rappresentata dalla cultura, all'arte di questo paese. Questo dovremmo fare. Ma capite che per costruire un disegno che anche abbia una compatibilità economica e che sia in grado di competere con tutte queste grandi potenze è complicato, e però non possiamo sfuggire da tutto questo. Come farlo? È evidente che tutti noi sappiamo che, per quanto nobili e intelligenti, ma da soli non ce la facciamo. Poco fa raccontavo la metafora del mitico ciclista abruzzese Vito Taccone, che sul suo gran sasso fallì miseramente l'impresa e disse: se non ce la fa, non ce la fa. E anche noi siamo in una situazione di questo genere, quindi abbiamo bisogno di una relazione politica, abbiamo bisogno di alleanze, abbiamo bisogno di dialogo con altri diversi da noi, altri e altre diverse da noi, ma una condizione però, di non andare col cappello in mano, da chi pensiamo che abbia più potere di noi, ma soprattutto più titolarità di noi nella decisione politica. È finita questa fase. Anche noi, io per primo, ho vissuto di questa sorta di parassitismo nei confronti del sistema politico, grazie al quale ho esercitato alcune funzioni, per fortuna in maniera abbastanza decente. Ecco, quella fase lì è finita. Fratoiani lo ricordava poc'anzi, no? Dobbiamo, tra differenti, tra diversi, dobbiamo stare insieme e diventare fattore di accumulo, valore aggiunto. Ne abbiamo usate tante di queste definizioni. Non basta più manco questo. Non basta più neanche questo. La pari dignità non è rappresentata soltanto dai rapporti di forza, dal numero di voti e di elettori, ma è rappresentata dalla bontà e dalla qualità politica, dalla capacità di esprimere
pratiche politiche nei territori. E questo è il valore che secondo me la politica intesa, insomma, per quanto sbrindellata, in questo momento deve assumere. E certo in questo dialogo non aiuta questa triplice intesa, no, che è stata definita sulle sponde adriatiche del Molise. Cioè non aiuta pensare che qui c'è un blocco tutto politico, anzi politicista, fatto da PD, Sinistra e Libertà, Italia dei Valori, che a un certo punto si sporge dal balcone e parla con il popolo. Non va bene. Non aiuta. Non aiuta questa speranza di stare insieme e di insieme di superare questa situazione. Io la chiudo qui perché ci sono altri compagni e altre compagne che devono intervenire. Consentitemi solo una suggestione, perché è chiaro che è difficile. Però noi abbiamo due strade a questo punto. Siccome, non adesso, ma in generale, il tempo è nuvoloso, ci sono queste nuvole grigie, plumbe, minacciose che ci sentiamo addosso, le strade sono due. O ci mettiamo da qualche parte in un angoletto, magari gestendoci, no, quello che possiamo, anche onorevolmente, insomma, anche diciamo in maniera assolutamente dignitosa, oppure proviamo, e questa volta per davvero, l'assalto al cielo. Io sono per questa seconda strada.